Buongiorno a tutti, abbiamo fatto qui un'incursione dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola al lavoro. Fra poche ore ci sarà questo importante evento di Ambrosetti, ci sono manifestazioni, c'è un turismo che sta andando sempre avanti senza quegli eccessi pazzeschi dell'anno scorso, comunque con ritmi elevati. Sindaco, state affrontando tante sfide, tutti guardano a Sorrento come punto di riferimento della campagna del Sud Italia. Oggi pomeriggio alle 3 questo incontro ed altre iniziative che bollono in pentola. Come state vivendo questo momento? No, il fatto che ci guardino come punto di riferimento testimonia il dato che ci siamo riusciti a guadagnare la considerazione dei nostri interlocutori. Ospitiamo da oggi il terzo summit di Ambrosetti, un summit che verso sud, che farà il punto della situazione sullo stato attuale, sulle prospettive dell'area geopolitica del Mediterraneo, un'area geopolitica che ci vede baricentrici, un'area importantissima che deve assumere la consapevolezza di esserlo, e Sorrento da questo punto di vista è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista, perché per la terza edizione consecutiva ospita questo importante summit con la presenza di importanti riferimenti istituzionali di tutti i paesi dell'area del Mediterraneo, appunto. Ma in generale siamo contenti di come stiamo portando avanti i nostri obiettivi, il nostro programma, soprattutto con le opere pubbliche. Abbiamo oltre 10 cantieri aperti in città, mano a mano qualche cantiere stiamo cominciando a chiuderlo. Questo è un segno inequivocabile di vivacità, di prosperità, perché vuol dire che si riesce a creare lavoro, si riesce a creare occupazione, soprattutto si riesce ad ammodernare la città. Dio piacendo, da qui a tre anni e mezzo, Sorrento avrà un volto completamente diverso anche per le opere strutturali che sono in programma e che vedranno la luce da qui a qualche mese. Quindi c'è soddisfazione, c'è concentrazione, perché poi la gestione dell'ordinario nella stagione estiva non è mai una cosa non è mai una cosa da dare per scontato, e distrae purtroppo da quelli che sono gli obiettivi strutturali. Però c'è bisogno di fare la programmazione, c'è bisogno anche di amministrare il quotidiano, che sicuramente è meno gratificante, è meno edificante dal punto di vista professionale, ma è parimenti importante, e lo stiamo facendo con una cura senza precedenti. Si pensi alla assunzione che abbiamo realizzato da qualche mese a questa parte di 4 operai che lavorano a tempo pieno per la città di Sorrento, per assicurare una migliore manutenzione, un miglior decoro. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di intervenire nella maniera più rapida possibile quando ci sono bisogni, quando ci sono necessità, senza perdere di vista poi quelli che sono i grandi obiettivi, che sono quelli che lasceremo alla città e alle future generazioni. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.